Grazie Presidente. Con questa proposta dotiremo il Comune di Roma per la prima volta di un punto di riferimento regolamentare per l'organizzazione di eventi sportivi. Si tratta di un documento importante in quanto nel corso della lunga storia di questo Comune sono stati organizzati moltissimi eventi e recentemente, nel corso degli anni più recenti, questi eventi sono anche aumentati di molto di numero e ci siamo resi conto che l'amministrazione non ha contezza di tutto ciò che accade all'interno del territorio. Perché? Perché ci sono moltissime strutture che se ne occupano, non c'è un coordinamento e l'obiettivo, uno degli obiettivi di questo testo è quello di avere un unico punto di riferimento, appunto, è una sorta di mini testo unico all'interno del quale sono raccolte tutte le necessarie richieste di autorizzazioni che deve presentare un soggetto che voglia organizzare un evento sportivo a Roma. Sono più di 1000 gli eventi ai quali fa riferimento questo testo, quindi una media di 4 eventi al giorno che si svolgono appunto in tutto l'anno. E come dicevo, l'obiettivo è quello di giungere a un coordinamento, quindi proporre un testo che è molto, molto sintetico, si tratta soltanto di 7 articoli, quindi vogliamo cercare, ecco, vorrei sottolinearlo, di semplificare quelle che sono già attualmente tutte delle procedure previste, ma che molto spesso creano difficoltà sia agli uffici sia agli organizzatori, perché appunto non c'è un unico riferimento e dunque questo comporta perdita di tempo, comporta problemi sia per chi organizza sia per gli uffici. Quindi appunto l'obiettivo è un coordinamento, armonizzare il procedimento di rilascio di autorizzazione per l'organizzazione di eventi sportivi con le disposizioni in vigore in tema di occupazione del suolo pubblico, fissare delle tempistiche certe per la proposizione delle domande e per la ricezione delle risposte, perché oggi avviene che si può presentare domanda anche con un anno, più di un anno di anticipo rispetto all'evento, ma il tempo poi per la lavorazione di queste domande non è fissato e riteniamo appunto sia invece importante dare certezza anche da questo punto di vista. Puntiamo a tutelare le aree all'interno del centro storico, all'interno dei parchi, delle aree verdi e delle strutture pubbliche. Tentiamo di evitare la sovrapposizione di eventi dello stesso tipo e naturalmente a minimizzare tutte le ricadute negative che sono sulla parte di cittadinanza che non è interessata all'evento, quindi mi riferisco a chiusure delle strade, eventuali necessità di deviare linee del trasporto pubblico, eccetera. Dicevo, la proposta consta di 7 articoli, quello che porta le maggiori novità riguarda appunto la programmazione e le tempistiche, quindi si prevede che chi voglia organizzare un evento sportivo a Roma debba presentare la domanda se l'evento coinvolge più di 2 municipi o è di rilevanza cittadina almeno 120 giorni prima dell'evento stesso, oppure se l'evento è di competenza municipale almeno 60 giorni prima. E precisiamo poi a chi deve essere indirizzata la richiesta di autorizzazione, quindi al servizio coordinamento, manifestazione ed eventi cittadini del gabinetto del sindaco per gli eventi di rilevanza cittadina, oppure al municipio e inoltre al dipartimento sport per quanto riguarda gli eventi che richiedono, oltre all'utilizzo di piazze, aree pubbliche e strade, anche l'utilizzo di impianti sportivi comunali. Importante al regolamento sono allegati una serie di modelli che costituiscono dei facsimile di domanda, quindi ancora una volta è importante sottolineare che questo regolamento vuole semplificare
tutto quello che già oggi sostanzialmente è previsto, ma in maniera disordinata. Quindi non stiamo appesantendo nulla di ciò che è già previsto. E unitamente alla domanda di autorizzazione, naturalmente bisognerà presentare la richiesta di occupazione di suolo pubblico, bisognerà presentare il piano di emergenza ed evacuazione, tutte prescrizioni che sono previste dalle varie normative nazionale, regionale e comunale, che molto spesso ci siamo resi conto, soprattutto gli organizzatori che non hanno grande esperienza, scoprono man mano che si accingono appunto ad organizzare la manifestazione, e quindi lo scoprono nel corso del tempo. Molto spesso è capitato fino a un minuto prima dell'inizio della gara o della manifestazione che ci fossero ancora dei dubbi e sostanzialmente l'evento fosse a rischio. E questo naturalmente da domani in poi non sarà più possibile. E un'altra previsione importante: laddove le domande risultassero incomplete, il regolamento prevede che l'ufficio attivi il soccorso istruttorio entro 15 giorni e dunque dica a chi presenta la richiesta di autorizzazione cosa manca per completare la stessa. Il procedimento si conclude entro 60 giorni per quanto riguarda gli eventi cittadini ed entro 30 giorni per quanto riguarda gli eventi di competenza municipale. Un altro punto importante riguarda le polizze assicurative. Nel momento in cui l'evento sarà autorizzato, l'organizzatore dovrà stipulare una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni arrecati a persone o cose. Questo nella prassi già avviene, soprattutto nell'ultimo anno, negli ultimi 12 mesi, perché è accaduto in passato che degli eventi sportivi presso strutture pubbliche avessero arrecato dei danni. Quindi già da diverso tempo il Dipartimento, su indicazione dell'assessorato, sta richiedendo appunto delle polizze assicurative che in alcuni casi sono anche state utilizzate. A novembre, dicembre ci sono stati degli eventi sportivi presso lo stadio delle Terme di Caracalla, ci sono stati dei danni e l'assicurazione ha rimborsato per 20.000 euro il Comune di Roma. Infine, un altro punto importante riguarda la previsione e il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento comporta l'impossibilità per l'organizzatore di ripresentare una domanda nei successivi 3 anni. Questo è importante perché è accaduto, sono casi eccezionali ovviamente, però è accaduto che degli eventi avessero comportato dei disservizi anche gravi in alcuni casi, e in questo caso riteniamo sia anche necessario appunto tutelare non solo chi fa sport ma anche chi utilizza gli spazi pubblici nei 364 giorni dell'anno che restano, e quindi è una novità secondo noi importante. Grazie.